Professor Sica, una bellissima giornata, magnifica giornata di sport qui alla Civitella, bella sia dentro che fuori dal campo. Sì, veramente una, non dico una bellissima, ma veramente come dicevi tu, una magnifica giornata di sport con due tifoserie accese, però nella correttezza e nel rispetto reciproco. Così deve essere il calcio, un rispetto, anche perché siamo due poveri Cenerentoli dell'Alto Molise che stiamo dimostrando che da piccoli stiamo diventando grandi, nonostante diciamo, lo spopolamento e l'isolamento ci sta rovinando. Però dobbiamo dire qualcosa anche dal punto di vista tecnico della partita, che è un arbitro poco competente, per non dire incompetente, non ha fatto giocare il secondo tempo solo esclusivamente per 15 minuti, non ha permesso al portiere di perdere tempo e non l'ha ammonito nemmeno una volta, quindi vuol dire che non è stato in grado. Qui in questo punto la federazione o l'AIA, per chi comanda, di far intervenire arbitri più competenti. Ecco, un pareggio giusto anche al di là degli episodi, secondo lei? Eh sì, un pareggio giusto, perché loro hanno avuto l'occasione di un calcio di rigore concesso con una certa facilità da questo signor arbitro. Noi abbiamo avuto più occasioni da gol, purtroppo non le abbiamo sfruttate come loro non hanno sfruttato il calcio di rigore. Però dobbiamo dire che anche noi abbiamo avuto quasi due nette occasioni da gol, ma qui in questo caso l'arbitro ha ritenuto solo esclusivamente la simulazione. Ma a questo punto ci dà di pensare, e di nuovo invito gli organi competenti a prendere il provvedimento di questo arbitro, perché è un arbitro che non può andare in giro per i campi solo esclusivamente per far giocare, non dico un tempo della partita, ma bensì solo 10 minuti, perché se noi andiamo a vedere la registrazione del secondo tempo, massimo che abbiamo giocato sono stati 15 minuti, ci sono state interruzioni di gioco e lui alla fine ha avuto solo la cosa di recuperare 5 minuti, che mi sembra una cosa veramente molto, ma molto grave.